Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro è una stella ubriaca. Oggi quando si parla di contagiati, e dico per fortuna, ci siamo abituati all'idea, ma quando capitò a me, purtroppo, fui la prima sindaca contagiata non solo della provincia di Roma, ma di tutto il Lazio. Io ricordo che una delle domande che mi veniva fatta da tutti: che sintomi hai? Perché chiaramente c'era paura. Quando hanno iniziato ad arrivare i pazienti malati di Covid, il silenzio assoluto. Ognuno con la propria preoccupazione, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto sempre nella vita e che continuiamo a fare. Molto spesso la figura di operatrice sociosanitaria è una figura silenziosa, una figura che non viene ascoltata, ma durante la pandemia è uscita fuori. Avevo 43 anni quando sono rimasta incinta. Ecco, vi assicuro che in quei momenti il mio pensiero più forte andava a quelle mamme, i ragazzi autistici, che ad un certo punto non erano considerati per il vaccino dei soggetti fragili. Io ho due figli con autismo, uno che durante la pandemia, i primi giorni di chiusura, mi ha costretto a tagliarmi completamente a zero capelli, perché altrimenti si sfogava in quel modo. Mi sono data da fare per i vaccini, prima ne parlava Eleonora Daniele, e ci siamo battuti, sono andati in televisione finché non hanno inserito l'autismo tra le priorità di vaccinazione. Il libro dobbiamo leggerlo per conoscere la loro storia, ma anche perché i proventi vanno all'unità operativa di neuropsichiatria infantile, che è diretta dal professor Luigi Mazzone, che abbiamo citato prima. I bambini molto piccoli non vengono al nido per apprendere delle competenze, vengono al nido per imparare la vita, che è una cosa che difficilmente si può fare a distanza, e quindi il nostro lavoro è stato proprio mantenere un contatto stretto, una linea attraverso chiamate, videochiamate, riunioni appena si poteva, eccetera, con le mamme. Qualcuna era arrivata all'ultima speranza, era arrivata a quel punto di caduta che sono i 43 anni. Abbiamo ottenuto dall'Istituto Superiore di Sanità di portare a termine almeno quei cicli, appunto, che stavano arrivando al compimento del 43esimo anno, e poi dalla Regione abbiamo ottenuto addirittura un procrastinarsi dell'età, cioè tutte quelle che compivano 43 anni potevano accedere fino al 31 dicembre. La giustizia non poteva andare in quarantena, non si poteva fermare, c'era il penale, io sono penalista, c'erano le esigenze non si poteva rinunciare, non si poteva rifiutare, c'era una responsabilità degli avvocati che chiuso del tribunale non sapevano cosa fare. Quando è esploso questo clima di violenza ed è esploso in modo proprio fragoroso, la cosa più importante che ho pensato di fare era entrare all'interno e parlare con i detenuti, con centinaia di detenuti. Lì per lì non hanno capito e si sono armati di tutto. Quando il personale mi ha chiamato e mi ha detto che erano tutti con qualcosa in mano per poterlo usare, sono scesa e ho iniziato a parlare loro, e se vi devo dire quello che ho detto in quelle 5 ore non me lo ricordo più, perché sono state 5 ore terribili. È stato anche un momento per riflettere e per portare avanti progetti nuovi, per far sì che la musica possa essere un messaggio di grande speranza, di poter riaprire quei teatri, di riportare il pubblico, di riprenderlo per mano, di farlo sognare, perché poi è questo il nostro compito, almeno io mi prefiggo sempre questo quando mi trovo davanti a una platea. E avere qualcuna che poi è stata Eleonora Mattia a chiederci: senti, tu hai fatto tanto, ma effettivamente chi sei? Dare un nome, un volto, un nome e un cognome a queste donne che hanno fatto grandi cose, per me è super importante ed è uno sforzo magnifico. Ma la cosa più drammatica sono le case rifugio, dove le donne abbiamo dovuto chiuderle dentro e non farle uscire, non farle avere i contatti con l'esterno, è stata una cosa drammatica. Guardate, tutto si dimentica, la pandemia fra 10 anni non ce la ricorderemo se non nei libri di storia. Questo lavoro, questo impegno, che non ci si aspetta spesse volte da chi fa politica, perché noi siamo frenetici, non ci dedichiamo alle cose che rimangono, è invece un grande dono, un grande regalo che consegna effettivamente eternità.
voglio ringraziare Eleonora per la sua sensibilità e per la sua capacità di essere stata vicino sempre. Una donna eccezionale, un'amministratrice eccezionale. Io dico che Eleonora è sempre presente come le volontarie del telefono rosa. Grazie.